Abbiamo cominciato a scrivere per contare, per lasciare segni di affari conclusi e poter tornare a consultarli. Abbiamo subito capito che la scrittura diventa anche una macchina del tempo, permette di promettere e quindi di scrivere il futuro. Abbiamo cominciato a romanzare subito dopo, appena abbiamo colto la potenza della possibilità di inventare, promettere a vuoto, millantare, aumentare, ritoccare, insomma, rifare la realtà. Il segno della pagina stampata aggiunge sacralità a questa dimensione. I libri si fanno perché durino, perché restino a raccontare. Questa tecnologia, infilare concetti complessi in pochi segni, è una delle più antiche e collaudate tra le tante che l'uomo ha fatto sue. I concetti si fanno segni, i segni diventano parole, impresse sulla carta le parole diventano testimonianza. Possono essere recuperati in un secondo tempo ed è sicuro che quel nuovo tempo darà nuove sfumature di significato a quelle parole apparentemente vecchie. Possono essere contraddette e contestate, recuperate e confermate. Danno luogo a diatribe infinite perché la bellezza della parola scritta è anche il suo essere sempre indefinita, aperta a nuove interpretazioni e suggestioni. I libri sono macchine per pensare e per questo motivo non bisogna mai perdere il contatto con la loro fisicità. Mai cadere nell'errore di credere che siano fatti solo di pensieri annodati. C'è la carta invece, c'è l'acqua. Entrano in azione il filo e il metallo, la luce ed il peso e tutto insieme contribuisce a rendere l'idea originaria un libro, a trasformare le idee e la loro concatenazione lungo le pagine in un oggetto. La trama dei pensieri può essere fitta o larga, semplice o complicata, ma è solo una delle due forze che tengono il libro in piedi. La prima volta che lo prendiamo in mano, un libro è una promessa e una storia. Quando lo abbiamo letto, il libro diventa un oggetto, ma continua a contenere storie. I libri si stampano dentro capannoni dall'aria un po' retrò, ed è questione di mani e di muscoli, c'è poco di delicato. Ci sono uomini e donne che hanno a che fare con grandezze minuscole e si muovono in mezzo a macchinari enormi. Il segno impresso sulla carta deve essere nitido e definitivo, senza sbavature. I bordi del libro devono essere netti e decisi, devono trasmettere sicurezza. Il libro si deve aprire bene, senza sforzo, ma non deve sfasciarsi sotto la forza delle mani. Deve sopportare che la letta venga infilata a mo' di segnalibro senza dare troppo a vedere quanto soffre la carta più spessa. Il libro deve chiudersi ermeticamente e pavoneggiarsi dentro la copertina che dice ai passanti «Leggimi». I dittatori hanno paura dei libri, li detestano, li bruciano, eppure finiscono quasi sempre per scriverne uno, pretendendo che non si legga che quello, perché contiene tutti i principi della loro dittatura, naturalmente, e pensando che questa mossa li rafforzerà, per poi scoprire che invece è quella che li ha atterrati. Perché questa è un'altra regola, non si può imporre un libro, non si può imporre come leggerlo, e i libri vanno sempre oltre le intenzioni dei loro autori. Questo accade perché i libri alla lunga non mentono, ci provano, ma poi contengono all'interno della menzogna del loro essere libro anche l'antidoto. Sono macchine per pensare sempre e comunque. Per questo ci piacciono i libri, perché sono contenitori di parole nei quali le parole non invecchiano, ma continuano a crescere.